Gli articoli determinativi e indeterminativi. Ciao bambini! Oggi parliamo degli articoli. L'articolo è la parte del discorso che precede il nome e ci dà informazioni su di esso. Ci dice se è di genere maschile o femminile, se è singolare o plurale. Gli articoli possono essere di due tipi: determinativi o indeterminativi. Gli articoli determinativi indicano persone, animali o cose ben precise e specifiche, o di cui si è già parlato nella frase. Sono il, lo, la, i, gli, le. Per il maschile, il e lo o l' apostrofo. Per il singolare, i e gli per il plurale. Il e i si usano, rispettivamente per il singolare e il plurale, della maggior parte dei nomi maschili. Il cane, i cani, il libro, i libri. Lo e gli si usano davanti ai nomi che iniziano per vocale, per S più consonante, Z, GN, PS, PN, X, Y. Lo gnomo, gli gnomi. Lo zaino, gli zaini. Per il femminile, la o l' apostrofo per il singolare, le per il plurale. La casa, le case. L'amaca, le amache. Gli articoli indeterminativi indicano persone, animali o cose generiche, non specifiche. Sono un, uno, una. Per il maschile singolare, un e uno. Un si usa davanti alla maggior parte dei nomi maschili e non vuole mai l'apostrofo. Un cane, un bambino, un albero. Uno si usa davanti ai nomi che cominciano per S più consonante, Z, GN, PS, PN, X, Y. Uno gnomo. Uno zaino. Uno pneumatico. Per il femminile singolare, una o un apostrofo. Una bambola. Un'oca. Gli articoli indeterminativi non hanno il plurale. Al plurale possono essere sostituiti dagli articoli partitivi, così chiamati perché indicano una parte non precisata del tutto. Un po' di. Gli articoli partitivi sono maschile singolare del, dello, maschile plurale dei, degli, femminile singolare della, femminile plurale delle. Vediamo con un esempio la differenza tra i due tipi di articoli. Se dico mi presti una penna per favore, intendo genericamente una qualunque penna. Se dico mi presti la penna rossa per favore, intendo una penna specifica, quella rossa. Andiamo a svolgere gli esercizi, che potrete scaricare e stampare seguendo il link che trovate nella descrizione del video. Scrivi l'articolo determinativo giusto per ogni nome. Il gufo, i gufi. La medusa, le meduse. Lo squalo, gli squali. Il delfino, i delfini. La scimmia, le scimmie. Il pulcino, i pulcini. Lo scoiattolo, gli scoiattoli. La cicogna, le cicogne. Scrivi l'articolo indeterminativo, un, uno, una, giusto per ogni nome. Una mucca. Un granchio. Uno scorpione. Un rinoceronte. Una foca. Un panda. Una tigre. Uno sciame.
una pecora, un tricheco, uno struzzo, uno stambecco. Collega ogni nome all'articolo adatto. Il gatto, i fiori, le pizze, gli orologi, la casa, lo scoglio, gli elefanti, la maschera, lo zaino, i fratelli, le cartelle, il gorilla. Collega ogni nome all'articolo adatto. Un lupo, una focaccia, uno scoiattolo, un'isola, un albero, una zucca, una ragosta, una bambina, uno zio, un cacciatore, un'arancia, uno scienziato. Completa con gli articoli determinativi. Il tavolo, lo gnomo, la neve, gli elefanti, le pecore, i giocattoli, lo zaino, le parole, i delfini, la banana, l'orso, l'ape, il bambino, l'amico, le collane, gli scoiattoli, gli scherzi, i cespugli, il libro, le castagne, la bambola, i prati, il panino, l'indice, gli amici, i frutti, lo scivolo, l'arancia, l'altalena, l'uovo. Completa con gli articoli indeterminativi. Una mela, un gnomo, un elicottero, un elefante, un libro, un albero, un'onda, 1-0, un'amica, un giardino, una storia, un'ancora, un attore, una pentola, uno scherzo, un'isola, uno scarpone, un tamburo, una scena, uno straccio, uno sbaglio, uno scoiattolo, una maschera, un indice, una ragnatela, un trinino, un pipistrello, una spada, un travestimento, un uovo. Completa con l'articolo determinativo e indeterminativo. La foglia, una foglia. L'ombra, un'ombra. Il cane, un cane.
L'idea, un'idea. L'anello, un anello. Lo schermo, uno schermo. La spremuta, una spremuta. L'ortaggio, un ortaggio. Lo spago, uno spago. L'oca, un'oca. Il salame, un salame. L'abete, un abete. L'immagine, un'immagine. Lo spicchio, uno spicchio. Lo gnocco, uno gnocco. Leggi la favola e sottolinea di blu gli articoli determinativi e di rosso gli articoli indeterminativi. L'aquila e lo scarafaggio. Un'aquila inseguiva una lepre per catturarla. Questa non sapeva come trovare aiuto. Così, visto uno scarafaggio, il solo essere in cui il caso la fece imbattere, si diede a supplicarlo. Lo scarafaggio la rassicurò e appena l'aquila gli si avvicinò, prese a scongiurarla perché non gli portasse via la povera lepre. Ma l'aquila non si curò di quel piccolo insetto nero e divorò la lepre proprio sotto i suoi occhi. Memore dell'offesa, lo scarafaggio da allora prese a seguire l'aquila con costanza. Osservava i luoghi dove quella faceva il nido, si posava sulle uova e le faceva rotolare provocandone la rottura. Cacciata da tutti i luoghi, l'aquila un giorno si rivolse a Giove e lo pregò di procurarle un luogo sicuro dove poter fare le sue covate. Giove le permise di deporre le uova nel proprio grembo, ma lo scarafaggio ideò uno stratagemma. Fece una pallottola di sterco, volò sopra il grembo di Giove e ve lo lasciò cadere. Il dio, per liberarsi da quella sporcizia, si alzò in piedi con uno scatto e, senza rendersene conto, fece cadere le uova. Da quel tempo si dice che nella stagione in cui appaiono gli scarafaggi, le aquile non facciano il nido. Completa le seguenti frasi con gli articoli più adatti. Il mio gatto ha catturato un topolino. Un rospo si è tuffato in un ruscello nel bosco. Marco e Giulia ascoltano la musica con il lettore MP3. Il cane rosicchia un osso dentro la sua cuccia. Chi trova un amico trova un tesoro. Lo zio di Marco ha acquistato una nuova automobile. La mamma ha comperato una bottiglia di liquore. Le mie scarpe hanno la suola di cuoio. Lo sceriffo ha per contrassegno una stella. Il cuoco ha preparato uno stufato squisito. L'armadio di Chiara contiene uno scialle coloratissimo. Vuoi un frutto? Sì, vorrei una pera. Mi presti una penna? Va bene la penna nera? La ghianda è il frutto della quercia. L'acquavite è un liquore molto forte. Completa la colonna di sinistra con gli articoli indeterminativi e quella di destra con gli articoli partitivi dei, delle e degli. Un cavallo, dei cavalli. Un orologio, degli orologi. Uno stivale, degli stivali. Un ombrello, degli ombrelli. Un pappagallo, dei pappagalli. Una caverna, delle caverne. Un'aquila, delle aquile. Un anno, degli anni.
un fosso dei fossi, uno scorpione degli scorpioni, uno zaino degli zaini, un asino degli asini, una stella delle stelle, un chiodo dei chiodi, un aquilone degli aquiloni.